Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Un'intervista di Matteo Salvini nel programma di Sky TG24, l'intervista di Maria Latella. Parla di diverse cose, parla della possibilità, secondo lui, di riaprire le chiese, parla del suo sì al reddito di emergenza, l'importante che non diventi assistenzialismo di Stato in un futuro, e poi parla di Mario Draghi dicendo l'Italia ha bisogno del meglio, quindi volgendo lo sguardo al futuro non necessariamente lontano. Matteo Salvini, il leader della Lega, si sofferma sull'ipotesi di un coinvolgimento per la guida del governo dell'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e dice queste parole: per ricostruire economicamente e socialmente il paese servirà il meglio dell'Italia, quindi perché no? Per ricostruire a malattia sconfitta tutti dovranno essere coinvolti, però coinvolti alla pari. Draghi deciderà per se stesso, io dico solo che l'Italia non avrà bisogno solo di una parte politica ma del meglio del nostro paese. Il no è secco invece alla domanda su un utilizzo del MES per la necessità di risorse del governo italiano. Il MES, semplificando, è come un furto e a me, se il furto viene portato avanti a mano armata, con il coltellino, con il cloroformio o con una botte in testa, non interessa. Non mi interessa se il furto ha delle lievi condizioni. Se mi feriscono tanto poco, ma rimane pur sempre un furto. Ogni euro che ci danno oggi dovrà essere restituito con interessi e sacrifici in via privilegiata al MES. Questo fa rima con tassa patrimoniale, ulteriore precarizzazione del lavoro e aumento dell'età pensionabile. Spiega il leader della Lega aggiungendo: abbiamo dato 58 miliardi e se facciamo i bravi, accettiamo delle condizioni che saranno a carico dei nostri figli, ce ne danno indietro 36. Anche mia figlia capisce che c'è una fregatura. Allora, il MES è un fondo, chiamato il Fondo Salva Stati, dove tutti i paesi, in proporzione alla loro economia, hanno dato dei soldi. Questo fondo deve servire per aiutare i paesi in difficoltà. Quindi l'Italia è uno dei paesi che, visto che è la terza economia europea dopo Germania e Francia, è uno di quei paesi che ha apportato di più, che ha messo più soldi in questo fondo, che è il MES, che già esiste. È un trattato internazionale dove noi siamo già nel MES. La firma del MES sarebbe la modifica di questo trattato internazionale, la modifica che porterebbe una stretta ancora più forte per poter dare questi soldi. Ma intanto l'Italia ha messo 58 miliardi in questo MES, che noi non vedremo mai più indietro. Con 58 miliardi avremmo potuto abbassare le tasse, fare tante cose. Invece li abbiamo dati per questo fondo di solidarietà, che poi non è proprio di solidarietà, perché questi soldi poi vengono prestati o dati in cambio di capitale più interesse, quindi è un vero e proprio prestito. Con la modifica del MES, se noi avessimo bisogno di soldi, dovremmo, con la modifica, quella che ancora non è stata firmata, dovremmo abbassare il nostro debito a meno del 60%, il nostro è al 140%. Per abbassare un debito come si fa? Devi andare in banca e dare dei soldi e la tua rata del mutuo o del prestito si abbassa. Quindi noi, Italia, per abbassare questo prestito dobbiamo dare dei soldi. E visto che non possiamo stampare la moneta, questi soldi devono essere per forza presi dagli italiani. Come? Con una gigantesca patrimoniale o prendendo i soldi dai conti correnti di banche, imprese e cittadini italiani per poter pagare la metà di questo debito, per poter avere poi in prestito dei soldi, quindi noi distruggerci completamente per avere poi un prestito che devi poi restituire con gli interessi. Capite che è un qualcosa che non ha senso, come purtroppo non ha senso che noi abbiamo dato questi 58 miliardi per fare questo fondo comune che è pari a 410 miliardi. Ma noi, se facciamo, vediamo quanto abbiamo dato in percentuale, se noi facciamo 58 miliardi
diviso 410, noi abbiamo dato il 14,14%, cioè il più del 14% dei soldi che ci sono nel MES sono nostri. Se si fosse diviso i 410 miliardi in 27 paesi, se tutti avessero pagato la stessa cifra, sarebbe venuto fuori 15 miliardi a paese. In realtà non hanno pagato 15 miliardi a paese, si è pagato in proporzione alla forza della tua economia. Quindi noi, al posto che 15 miliardi, ne abbiamo pagati 58. Se facciamo 58 diviso 15, noi abbiamo pagato qualcosa come quasi 4 volte la media, 3,86 volte quello che è la media se si fosse diviso per 27 paesi. Quindi noi abbiamo pagato 4 volte in più della media. 58 miliardi invece di 15, se si fosse diviso per 27, e adesso non abbiamo comunque i soldi per affrontare questa emergenza, ma quelli gliel'abbiamo messi, eh? Un po' alla volta abbiamo costituito questo fondo comune. Mentre su Mario Draghi, Salvini non si è sbilanciato. Allora, Salvini proprio qualche giorno fa ha detto, adesso l'autobus lo sta guidando Giuseppe Conte. È lui che guida l'autobus. Noi siamo sull'autobus. Non possiamo contestare in questo momento come guida. Quando finirà la corsa, che tutti scenderanno dall'autobus, o comunque l'autobus sarà fermo per una sosta, che sarà finita la crisi e si dovrà andare avanti, allora quello è il momento di poter fare i conti e vedere se Conte ha guidato bene. Quindi Salvini dice: non è il momento di criticare, ma lo faremo dopo. Andrà avanti lui. Quindi non, gli hanno chiesto mille volte: allora un governo con Mario Draghi, cosa ne pensa di Mario Draghi? Lui la prima volta ha detto, ha fatto la storiella dell'autobus, come dire, questo è il governo. La seconda volta lui ha detto: ma io non vi dico niente, sennò poi magari Conte s'offende. Ecco, Conte s'offende. E in questa intervista ha detto: beh, necessario, in uno sguardo futuro, dice Salvini, non necessariamente lontano, c'è l'ipotesi magari di un coinvolgimento di Mario Draghi. Quindi dice: nell'ipotesi futura, non necessariamente lontana, vuol dire se fra 2 mesi la crisi è finita. Se dopo l'estate la crisi è finita, lì si ricomincia a parlare di elezioni, di cambiare il governo e magari di far arrivare Draghi per un certo tempo, magari fino alla data delle elezioni. Quindi Matteo Salvini dice sì Mario Draghi, però no. Non dice né no né sì, ma si capisce che lui sarebbe comunque favorevole a un governo d'emergenza di Mario Draghi che possa, non so, da agosto fino alla data delle elezioni, ad esempio a maggio, traghettare appunto il paese fino alle elezioni e cominci a impostare con delle linee guide una ricostruzione economica, perché chi meglio di un grande economista come Mario Draghi, che ha gestito per tanti anni la banca più potente del mondo, la Banca Centrale Europea, e che comunque ha salvato anche l'euro e ha affrontato la crisi dei mutui subprime nata negli Stati Uniti nel 2008 e poi dilagata in tutto il mondo. Quindi sicuramente Mario Draghi è una delle persone indicate per cercare di guidare la macchina italiana allo sbando per la ricostruzione economica. Quindi Matteo Salvini non si sbilancia, ma l'idea è chiara, è quella invece di Giorgia Meloni. Lei dice: no, nessun governissimo, non mi serve nessuna poltrona da ministro per sedermi con Renzi, Zingaretti, Di Maio, eccetera, eccetera, ma c'è questo governo, se riesce ad andare avanti va avanti, se non va avanti si va ad elezioni, non ci sarà nessun Mario Draghi, ma non perché si chiama Mario Draghi o qualunque persona ci voglia mettere per gestire il governo in emergenza. Io intanto vi ringrazio,
per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è assolutamente gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.